Questo è un podcast del CESPI, uno sguardo originale per comprendere gli scenari internazionali. Said, we would like a resolution whereby women must be part and parcel. There is a straight line between violence against women, civil oppression, and conflict. La Tunisia nel post 2011 ha introdotto svariate misure anche a tutela dei diritti delle donne. Il problema è l'implementazione. وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام ودعم الاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أنواع العنف. Se sono le donne nella maggior parte dei casi a lavorare nei campi, è ovvio che il cambiamento climatico avrà un impatto più forte su di loro. È il 31 ottobre del 2000. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota all'unanimità la risoluzione 1325 in materia di donne, pace e sicurezza. Si trattò di una mossa storica, le donne al centro dei processi di pace, non più considerate come sole vittime di guerra e primo bersaglio di violenza, ma come promotrici, mediatrici e protagoniste per la risoluzione dei conflitti. Nel dibattito che accompagnò il voto della risoluzione, le parole dell'allora direttrice del Dipartimento del Fondo per le Donne delle Nazioni Unite, Noeline Heiser, furono d'impatto. Senza un'azione internazionale, le donne nei conflitti non avranno mai sicurezza e nulla che potrebbe avvicinarsi a questa definizione. E senza la loro piena partecipazione, i processi di pace non avrebbero né giustizia né sviluppo. A seguito del voto, le Nazioni Unite hanno previsto la ricezione dell'agenda a livello di singoli stati attraverso l'adozione di piani d'azioni nazionali, sviluppati sugli assi di prevenzione, protezione, partecipazione e supporto e recupero. Molti paesi ormai hanno aderito e formulato il proprio piano d'azione nazionale, tra questi la Tunisia, la quale, dopo anni di lotte all'indomani della cosiddetta rivoluzione dei gelsomini, aveva intrapreso all'interno del proprio processo di transizione un percorso importante per l'effettivo raggiungimento di uguaglianza e parità di genere. Le donne sono state protagoniste incontrastate della rivoluzione popolare del 2011, iniziata nel dicembre del 2010 dopo l'autoimmolazione del giovane Mohamed Bouazizi. La loro è stata una presenza costante in una piazza che si batteva per la libertà politica, i diritti civili e i diritti sociali, così come per la fine di un regime corrotto. La mobilitazione femminile ha portato importanti sviluppi legislativi, come la legge 58 contro la violenza di genere, richiesta a gran voce dalla piazza e che, nonostante i numerosi limiti per la sua implementazione, rappresenta ancora oggi una conquista fondamentale per le donne nel periodo post 2011. La legge contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne era già in preparazione. Quando sono arrivata al Ministero nel 2017 sapevo che c'era già una legge in preparazione da anni. Ho trovato la legge sulla mia scrivania. Era dunque mia responsabilità far passare questa legge, tuttavia non soltanto farla approvare, ma migliorarla, dare quindi a questa legge una visione avanguardista. Se vous voulez une vision plus ou moins avant-gardiste. La grande enfasi della Tunisia sulla partecipazione delle donne alla vita politica, sociale ed economica del paese ha progressivamente portato le istituzioni tunisine a recepire alcuni dei principali obblighi internazionali relativi a diritti e ruolo delle donne nella società. Ne è la prova l'elaborazione del Piano d'Azione Nazionale Tunisino sull'agenda Donne, Pace e Sicurezza, adottato nel 2018. تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام ودعم الاستقرار والمساهمة. Pur non vivendo una fase di conflitto vivo, la Tunisia ha recepito l'agenda Donne, Pace e Sicurezza nell'ottica di garantire la pace e la sicurezza durante la transizione democratica, puntando ad adottare l'approccio di genere a tutti i livelli per prevenire i rischi,
in particolare legati alla radicalizzazione e all'estremismo violento. Le consultazioni per la stesura del PAN sono iniziate nel 2016, quando la Tunisia era interessata da grandi flussi migratori di persone in fuga dalla Libia e aveva subito una serie di attentati terroristici dal bilancio tragico, tra cui quello a Sousse e quello a Tunisi al Museo Nazionale del Bardo. Non va inoltre dimenticato che il paese negli stessi anni è diventato uno dei principali centri di partenza per i combattenti stranieri arruolati in Siria con lo Stato Islamico. È quindi la posizione geografica della Tunisia, vicina a contesti come la Libia o l'Africa subsahariana, nonché le conseguenze che ne derivano, tra cui la crescente radicalizzazione e la questione migratoria, a plasmare la declinazione dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza. L'obiettivo principale del PAN tunisino è quello di emancipare donne e ragazze e di promuovere la loro partecipazione al raggiungimento di una pace e di una stabilità duratura, di eliminare tutte le forme di violenza e discriminazione di genere e di garantire la protezione della società contro i rischi di conflitto, estremismo e terrorismo. A tal fine, il piano è stato strutturato su 5 assi che sono relativi alla prevenzione, protezione, partecipazione, costruzione della pace e ricostruzione. Inoltre vi è un quinto punto, informazione e advocacy. Questi assi si sono rivelati la base per un'azione interministeriale congiunta per la ricezione dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza, volta non solo a contenere la violenza di genere, su cui sono già stati fatti passi importanti, almeno sulla carta, a partire dalla promulgazione della legge 58 del 2017, ma anche a promuovere una reale partecipazione delle donne alla vita politica, sociale ed economica del paese. La Tunisia nel post 2011 ha introdotto svariate misure, anche a tutela dei diritti delle donne. Il problema è l'implementazione. L'implementazione dell'agenda, per quanto ambiziosa, ha dovuto confrontarsi con un periodo complesso in cui la Tunisia affronta una profonda crisi economica e un cambiamento dell'assetto politico segnato da un ritorno progressivo dell'ordine autoritario. L'impatto di questa crisi multifattoriale si distribuisce in maniera diseguale sulla popolazione. Le categorie della popolazione più svantaggiate sotto il profilo dell'appartenenza di classe, l'origine etnica e della distribuzione territoriale risultano infatti più esposte e risentono maggiormente del progressivo deteriorarsi delle condizioni non solo economiche, ma anche politiche e sociali. In tale contesto, le donne risultano particolarmente svantaggiate. Già il periodo pandemico aveva fatto registrare un forte aumento della violenza di genere in ambito domestico. Stando ai dati ufficiali del Ministero della Donna e della Famiglia tunisino, i casi di denunce nel paese nel solo 2021 sono stati circa 69.000 rispetto alle 45.000 dell'anno precedente. A questo vanno aggiunte una serie di criticità sociali ed economiche che hanno avuto un forte impatto negativo sulle donne, le prime ad essere espulse dal mercato del lavoro e spinte verso il settore informale, dove le minori tutele le espongono a sfruttamento. Le conseguenze negative sulle donne sono amplificate laddove alle discriminazioni legate al genere si sommano quelle basate sull'origine etnica, sulla nazionalità, sul colore della pelle. In questo senso, le donne immigrate in Tunisia appaiono estremamente svantaggiate. Hanno difficoltà ad accedere a forme di soggiorno regolari, ai servizi, inclusi quelli sanitari, ad inserirsi nel mercato del lavoro e a proteggersi da diverse forme di violenza e razzismo. Una situazione che è stata esacerbata da un discorso politico sempre più discriminatorio. In un discorso pronunciato il 21 febbraio del 2023, il presidente Saied affermava che il crescente flusso di migranti subsahariani in Tunisia era parte di un progetto promosso da attori esterni per cambiare la composizione demografica del paese. Parole che di lì a poco avrebbero generato un'ondata di violenza e discriminazione nei confronti della popolazione migrante,
facendo emergere le già latenti criticità e i nodi irrisolti nella relazione fra la popolazione locale e quella straniera. Garantire il rispetto dei diritti fondamentali della popolazione immigrata è così diventato sempre più difficile, considerando che a risentire di questo clima di tensione sono stati anche gli attori dell'accoglienza. In particolare, in territori ad alta presenza migratoria, come quello di Sfax, le organizzazioni della società civile impegnate nell'erogazione di servizi e nell'inclusione sociale dei migranti sono state oggetto di crescente criminalizzazione. Spostandoci lontano dai grandi centri urbani e dalle città turistiche, vi è poi un'altra realtà, quella delle aree rurali, che vivono uno sviluppo diseguale rispetto alla costa e dove gli effetti della crisi economica sono più evidenti. Qui la principale attività economica è l'agricoltura, un settore che, nonostante rappresenti una piccola parte del prodotto interno lordo del paese, continua ad essere uno dei principali settori di impiego della manodopera femminile. E secondo i dati ufficiali, le donne rappresentano l'80% della manodopera impiegata nel settore agricolo. Ad influenzare negativamente la produzione e l'andamento del prodotto concorre il fenomeno del cambiamento climatico. La Tunisia è uno dei paesi del Nord Africa che più ha risentito dell'aumento delle temperature e degli ormai lunghi periodi di siccità, che si estendono ben oltre la stagione estiva. Le statistiche stimano che l'80% delle terre coltivabili saranno perse per la questione climatica. E la seconda problematica enorme è l'inquinamento, che ha portato ad una forte crescita di casi di tumore nella zona. Non piove da 6 mesi, dice un autista dell'UACE che da Sfax si dirige verso le città di Gabes, a sud del paese. In effetti, gli aridi campi che si estendono ai lati della strada lo dimostrano. L'acqua è sempre più scarsa, tanto da costringere il governo centrale a razionare l'erogazione anche nelle grandi città, come è accaduto in agosto in piena stagione turistica, dove le temperature hanno raggiunto anche 50 gradi centigradi. L'impatto di tali criticità è evidente soprattutto sulle donne che lavorano in agricoltura. Accanto agli effetti della siccità sui raccolti, le modalità di reclutamento basate sull'intermediazione, così come la stagionalità e l'informalità del settore, rendono le lavoratrici agricole vulnerabili a sfruttamento e pericolo, specialmente a causa delle precarie condizioni in cui vengono trasportate dalla casa ai campi. La questione di genere delle minoranze, anche all'interno del dibattito pubblico, sembra ora rivestire un ruolo di second'ordine, generando una diffusa disillusione rispetto a quanto conquistato nel post-2011. In uno spazio pubblico sempre più ristretto, tuttavia, esiste ancora un associazionismo che continua ad impegnarsi per i diritti delle donne, per far fronte alle loro vulnerabilità e per sostenerne attivamente il protagonismo. Una società civile che è stata artefice del cambiamento del paese e che, nonostante le criticità, dovrebbe continuare ad essere supportata, in particolare dalla comunità internazionale, perché attraverso la cooperazione siano rafforzate le azioni di tutela dei diritti e la partecipazione attiva di tutte le donne alla pace e alla sicurezza, in un momento in cui la crisi economica e gli effetti del discorso politico rischiano di minare quella spinta propulsiva della transizione tunisina che aveva riportato centralità alle loro istanze.